Bentornati amici sportivi, dopo le festività natalizie a questo nuovo appuntamento con Zona Rosso Blu. Ovviamente prima di entrare nel vivo della puntata e di parlare della quinta sconfitta interna purtroppo per i Falchetti, presento il mio compagno di viaggio, il collega Armando Serpe. Un ben ritrovato a tutti, un buon Natale ovviamente da me e a tutti i nostri telespettatori e come dicevi tu, un Natale, un panettone amaro, indigesto. Non solo per la sconfitta di sabato contro il Palestrina, ma veramente proprio quello che è successo nelle ultime ore ha dell'incredibile. Sì, poi ovviamente approfondiremo. Ospiti in questo momento in studio, li vado a presentare. Abbiamo il nostro esperto in statistica Antonio Di Lillo. Ben ritrovato. Tanti auguri Antonio, buone feste. Auguri anche e a voi. Il nostro fotografo di sportcasertano.it, Peppe Scialla. Buonasera. Ovviamente gli auguri vanno anche a Peppe. Grazie. Beh, quindi entriamo nel vivo della puntata. Stavamo dicendo è stato un Natale amaro quello dei Falchetti che proprio non riescono ad esorcizzare il fattore campo. Chiude sullo 0-0 un primo tempo alquanto equilibrato in cui tuttavia la casertana dimostra di non sapersi esprimere come appunto si esprime in trasferta. La doccia fredda arriva verso le battute conclusive del secondo tempo quando il San Basilio passa in vantaggio con Morbidelli. Bene Armando, quindi una casertana che vede la vetta nuovamente allontanarsi, per la precisione adesso siamo a meno 8, e una casertana che non riesce insomma a dominare nel proprio campo. Sì, hai ragione, tra un attimo vedremo anche le immagini della gara, però è una casertana che veramente con le 5 sconfitte casalinghe francamente sono troppe per pensare di poter... Per una squadra che vuole puntare alla Pozzo. Troppo, ecco perché è stata presa la decisione di allontanare in maniera, ripeto, clamorosa, in attesa, anche se noi non ci esprimiamo con giudizi, però veramente è troppo quello che è successo. Terzo cambio di allenatore, è stato allontanato Maiuri nel giorno di Santo Stefano, però approfondiamo bene questa vicenda, vediamo un attimo il servizio e poi ne riparliamo. Certo, e rientriamo dopo in studio, guardiamo il servizio appunto Casertana-San Basilio. La vittoria di Torre del Greco aveva illuso tutti. La casertana incappa nella quinta sconfitta interna stagionale e dice per un bel po' addio ai propositi di vittoria. Il San Basilio ringrazia e inguaia una squadra che ha ancora mille problemi da risolvere. Maiuri conferma 10 undicesimi di Torre del Greco con la novità Mastelloni in difesa e l'avanzamento di Pezzullo al posto di Varsi, squalificato. San Basilio con De Angelis e Morbidelli dall'inizio, panchina per Perrulli. In palio punti pesantissimi e le azioni da gol ne risentono. Primo brivido all'ottavo con un fendente di Palumbo dalla destra che sfila debolmente sul fondo. Il Palestrina, ben messo in campo, non appare per nulla intimorito dal blasone avversario. Al decimo cross di Luciani, contrastato da Basile, la sfera assume una traiettoria strana e viene respinta dalla traversa. Galante il più lesto ad avventarsi sul pallone, ma salva Esposito sulla linea. Scampato il pericolo, i Falchetti provano a prendere in mano il pallino del gioco, ma per una nuova conclusione dalle parti di Abruzzese bisogna attendere il 32esimo quando Gennaro Esposito serve in velocità Palumbo, conclusione sbilenca che non impensierisce l'estremo difensore. I due tecnici giocano a scacchi annullandosi a vicenda, 3 di recupero e si torna negli spogliatoi. I padroni di casa devono necessariamente cambiare passo per provarla a vincere, ma la musica non è molto diversa. Palumbo ci prova dopo 5 minuti. Va male anche a Basile che con un destro sugli sviluppi di una punizione non impensierisce Abruzzese. Maiuri inserisce Martone e Manco provando a scuotere i suoi, ma è il centrocampo in giornata decisamente negativa. Al minuto 26, occasionissima per il Laziale con Capodaglio che costringe Longobardi a distendersi evitando guai peggiori. Per sbloccare il risultato servirebbe un episodio. Corsale prende la mira e al 38esimo manda alta la punizione. I rossoblù farebbero bene ad accontentarsi, invece entra anche Maiella per Palumbo. Dall'altra parte Morbidelli riesce a far centro. Il numero 11 insacca dalla destra, siglando il nono centro stagionale. Una rete pesantissima che spegne i sogni di gloria dei casertani. 4 minuti di recupero e sotto l'albero niente doni per una mediocre casertana. 16 punti in 10 giornate, 5 vittorie, un pari, 4 sconfitte, rubò un po' il mestiere ad Antonio, non me ne voglia, questi numeri del mister Maiuri, la notizia appunto di poche ore fa, ne stavamo parlando poc'anzi, è stato esonerato, è scattato subito il toto allenatore, sono fatti i nomi di Grossi, di Ferraro, del siciliano Nuccio Barone, però un nome insomma che sta andando più forte degli altri in questi ultimi minuti è quello proprio di l'ex allenatore di Nola. Sì, mentre siamo...
stiamo accingendo a registrare, non è ancora arrivata la notizia ufficiale da parte della Casertana, però sembrerebbe che Di Nola abbia vinto la concorrenza di Barone e sta per tornare, insomma, a dirigere la Casertana. C'era stato anche un altro nome che è stato celato, si può dire, fino a oggi, cioè Feola, che sarebbe tornata a distanza di un anno. Feola che aveva anche trovato l'accordo a livello di organizzativo anche col suo vice Suppa per tornare a Caserta, poi a livello economico non se ne è fatto più nulla. Stesso discorso per Barone, che finché non ha trovato l'accordo con la Casertana non si sarebbe mosso da Palermo, dalla Sicilia, e alla fine è rimasto lì, e ripeto, sembrerebbe che Di Nola sarà il nuovo allenatore. Prima di continuare io devo per forza di cose chiedere l'opinione ai nostri ospiti, con sia Antonio che Giuseppe Scialla. Passano due mesi, si ritorna al condottiero che aveva poi iniziato con i Falchetti. Sì, vabbè, iniziato. Guarda Mario, io se devo dire che sono stupito di questa decisione della società, ti dico di no. Ti spiego perché. Perché Mister Maiuri, che tecnicamente è molto preparato, io l'ho sempre visto come un tecnico molto settentrionale, molto distaccato dalla squadra. Per sua stessa ammissione ha sempre detto: questa non è la mia squadra, non rispecchia il mio carattere. E quando un allenatore prende in maniera così diretta la distanza da una squadra, ti devi aspettare che poi qualche cosa possa succedere. Se devo dire che l'esonero sia giusto dopo la sconfitta col San Basilio si può anche perdere, non si doveva perdere, ma se la Casertana avesse vinto negli ultimi minuti credo che nessuno avrebbe avuto da ridire alcunché. E così come il San Basilio l'ha messa dentro su un campo che non facilita mai chi attacca, ma sempre chi gioca di rimessa dalle nostre parti. Però è inutile tornare sempre sulle stesse cose. Il problema è che la Casertana ha perso negli ultimi minuti e si trova a meno 8. Oggi meno 8 significa un'impresa pari a quella che fece, se ti ricordi bene, la Versa Normanna, proprio del direttore Pannone, qualche tempo fa. Un'impresa che l'ha fatto una volta, io spero si possa ripetere. Il tecnico Di Nola, Ferraro, a me piacciono tutte e due, sia Di Nola che Ferraro. Ferraro sarebbe più adatto per un progetto a lungo termine, Di Nola non deve semplicemente continuare quello che aveva iniziato, non deve alla vigilia di una gara così importante come quella di Isola Liri, dove ci sarà un altro ex con dente avvelenato, tre sconfitte di seguito, che è Mister Cioffi, uno dei migliori passati a Caserta negli ultimi anni. Io forse dico che è meglio che arrivi Di Nola per tamponare, perché poi se da meno 8 inizi ad andare a qualche punto in più, non li recuperi più questi punti. Tu invece, Antonia, cosa ne pensi di questo probabilissimo rientro del tecnico Di Nola? Ma sinceramente, ovviamente, Di Nola, se ti ritorno mi fa piacere, ma ovviamente questo è una sorta di ritorno al passato. E anche perché credo che la società, se sceglie Di Nola, lo fa soprattutto perché conosce già buona parte della squadra. Forse quindi, il motivo è anche, insomma, probabilmente, quell'armonia che si era creata tra le sì, nature squadre. Probabilmente sì, lui già conosce la squadra, già buona parte della squadra, e soprattutto credo che Lombardi abbia voluto, insomma, ritornare sui suoi passi, sugli errori precedenti, perché poi si è visto che anche col cambio, già quando è stato cambiato Di Nola, alla fine il gioco non è che sia, con Maiuri non è che si sia stato esaltato il gioco della squadra. Tenendo conto che adesso Di Nola avrà anche un'altra pedina che conosce bene, come Martone, che ha allenato a Sant'Antonio Abate, quindi ancora di più, ha sicuramente qualche pedina in più rispetto a quando è arrivato ad agosto. E poi c'è sempre la spada di Damocle che pende sulla Casertana riguardo agli under, perché stiamo aspettando l'apertura del mercato professionistico per vedere, insomma, la Casertana dove andrà a pescare questi under, che secondo me
Insomma, questo è un invito che vorrei fare alla società. È inutile andarle a prendere in società di basso, già di basso livello. Secondo me, se si deve prendere degli under, o si prendono degli under da società di un settore giovanile buono, quindi mi riferisco a società di Serie A o al massimo di Serie B, è inutile andare a prendere, insomma, giocatori da settori giovanili di Serie C, che effettivamente poi sono quelli che vediamo. Mediocrità assoluta. Senza nulla togliere agli under che abbiamo. No, vabbè, onestamente. Onestamente parlando, lasciando, cioè, buona pace di qualcuno, però questi, con questi under secondo me si fa una buona squadra per salvarsi. Questo è un mio parere. Poi mi auguro. Varsi, diciamo che questo. Sì, Varsi e Maresca, secondo me, poi il resto. Poi questa è una mia opinione. Mi auguro di sbagliarmi, mi auguro che, insomma, sul campo poi vengano smentite le mie parole. Come diciamo poc'anzi, la Casertana si trova attualmente a 8 punti della classifica, quindi andiamocelo a vedere, Armando, questa classifica per avere un quadro più completo della situazione. La classifica vede al vertice ancora la Torres solitaria a quota 37, segue la Sarnese, l'unica che sembra poter tenere il passo con la Torres, a quota 33, in seguito il San Basilio quota 31, al quarto posto in 3 Turis, Casertana e Sora a quota 29, Lupo Frascati 28, Arzachena, Ostiamare 22, Porto Torres, Stanzolavino, Budoni e Cinzia 20, Isola Liri 19, Sedargius, Irianola 15, Santeria 14, Civitavecchia con un punto di penalizzazione a quota 11. Quindi una classifica appunto che vede una sola squadra al vertice, una sola squadra che sembra insomma tenere il ritmo giusto per puntare alla promozione. Alla fine la Torres se n'è andata, è scappata via, non nessuno almeno per questo 2012 è riuscita a tenerla. Tra l'altro la Torres, guarda caso, subito dopo la vittoria con la Casertana a Caserta non si è fermata più. Comunque bisognerà vedere se la Casertana riuscirà a recuperare o meno gli 8 punti. Siamo in chiusura di anno e allora si devono fare i classici bilanci. Il nostro Antonio ha preparato, esatto, perché lui è l'uomo dei numeri, ha preparato una serie di numeri, l'anno solare della Casertana, che insieme alla grafica poi possiamo iniziare a vedere. Allora, partiamo con l'anno solare, che come potete vedere la Casertana in questo 2012 ha giocato 39 gare, di cui 17 del campionato scorso, campionato 2011-2012, 17 di questo campionato. Poi ci sono 3 partite di Coppa Italia Serie D di quest'anno e 2 gare playoff. In totale, in 39 gare, avrebbe totalizzato 72 punti, 22 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, di cui una va ricordata, la sconfitta a tavolino col San Cesario. Mentre per quanto riguarda i gol fatti, sono 67, gol subiti 40. Beh, come si evince dalla grafica, ovviamente la migliore casertana dell'anno 2012 è stata quella del girone di ritorno dello scorso anno, dove in 17 gare ha fatto 36 punti, quindi alla guida di mister Giovanni Ferraro, dove ha fatto 11 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte, 34 gol fatti e 16 gol subiti. Non a caso Giovanni Ferraro. E non è un caso, infatti. Rimane nella storia, dai, quantomeno. Poi abbiamo preparato le statistiche per quanto riguarda la chiusura del mese di dicembre e come potete vedere la Torres in testa alla classifica con 12 punti, 4 partite e 4 vittorie, che se aggiungiamo anche le due precedenti arriviamo a 6 vittorie consecutive. Miglior attacco con 9 reti e miglior difesa con appena una rete insieme a Casertana e Cinzia. Ultima la Turris, che in questo mese di dicembre ha fatto un solo punto, il pareggio interno con col Palestrina. Mentre per quanto riguarda le ultime 5 gare, troviamo ancora la Torres in testa, 5 gare, 5 vittorie, Casertana che invece ha totalizzato 9 punti, 3 vittorie e 2 sconfitte, mentre ultima l'altra squadra sassarese, il Porto Torres, con appena 2 punti. E allora, questi erano i numeri, ringraziamo Antonio perché ovviamente non li ha raccolti in una giornata, è tutto l'anno che se li conserva e quindi lo ringraziamo. A proposito di numeri, dobbiamo anche incoronare il re dei bomber, che comunque, anche se è stato un fine 2012 non esaltante, però comunque bisogna dire che Rosario Maiella in questo
anno solare in questo, da gennaio a dicembre, ha realizzato tra campionato, coppa e playoff ben 27 gol e quindi è uno dei giocatori che ha segnato di più, credo, a livello solare in Serie D, quindi bisogna semplicemente ringraziarlo per tutto quello che sta facendo, sperando ovviamente che possa incrementare questo bottino. Se non vado errato, nella sua esperienza a Caserta ha superato i 40 gol, quindi è un giocatore che veramente segna con una certa frequenza. E allora, proprio per insomma incoronarlo, come si è detto, tra virgolette, ci andiamo a vedere appunto una clip preparata dalla redazione a lui dedicata, vediamola. Yeah.
A proposito di bomber, andiamoci a vedere anche brevemente la classifica marcatori, che vede al vertice a quota 13 Tarallo della Sarnese, segue a quota 11 Meloni della Torres e Cappai dell'Arzachena, a quota 10 Borrozzo del Budone e Branicchi del Sora e a quota 9 troviamo il nostro Paolo Umbo, Morbidelli della Palestrina e Farci del Selagius. Peppi, in chiusura volevi aggiungere... Volevo dire che se dovesse tornare Di Nola... si riproporrebbe una sfida vissuta 2 anni fa, quella tra Turris e Casertana, quella famosa partita 2-2 a partite invertite, e fu una partita molto aperta e molto, molto combattuta, piena di emozioni. Speriamo si possa abbissare Quel di Solalini, con tanti tifosi casertani a seguito. Questo sì, questo assolutamente è vero. Detto ciò, Amelia, siamo in chiusura, finisce questo anno perché noi torneremo ovviamente subito dopo, esatto, perché si giocherà il 6 gennaio e quindi noi saremo puntualmente il 7 in onda, quindi ci prenderemo giusto qualche giorno di pausa. È stato un anno, credo, sostanzialmente positivo per la formazione della Casertana, anche se onestamente tutti, sia addetti ai lavori che tifosi, si aspettavano qualcosa in più. Noi speriamo di avervi fatto cosa gradita con Zona Rosso Blu e chiaramente torneremo nel nuovo anno con tanta voglia di migliorare e ovviamente di raccontarvi una Casertana vincente. Beh, questo è l'augurio che facciamo anche ai nostri spettatori, ovviamente facciamo anche gli auguri per una felice conclusione, inizio di anno nuovo, come li faccio anche a te, Armando. Grazie, ricambio ad Amelia e ovviamente ai nostri ospiti. Anche ai nostri auguri di buon 2013 a tutti. Grazie Antonio. Io faccio gli auguri a tutti voi, sperando che quest'anno che verrà sia l'ultimo anno da dilettanti nei dilettanti. Beh, un augurio migliore non lo potevamo fare, senz'altro. Quindi l'appuntamento per i nostri spettatori per la prossima puntata di Zona Rosso Blu. A presto.